Abbiamo spesso parlato di quei personaggi che hanno costruito la propria carriera sui reality show, di coloro che sono nati televisivamente come concorrenti e che come inquilini e naufraghi hanno proseguito il loro percorso nel microcosmo del piccolo schermo, interpretando loro stessi su isole deserte o reclusi in case circondate da telecamere e microfoni. Di coloro quindi che non hanno utilizzato questi programmi per rilanciare se stessi in ambito lavorativo o semplicemente per battere cassa in momenti di magra. Negli ultimi 22 anni c'è chi ha sfruttato al massimo questi format fino a diventare una sorta di professionista del settore, capace di muoversi con astuzia ed estrema agilità in contesti che mettono in scena realtà e dimensioni parallele esclusivamente televisive. In questo video voglio raccontarvi la storia di uno di questi professionisti. Di colei che possiamo definire senza dubbio uno dei personaggi più extreme che abbiano mai preso parte ad un reality. Aida Ninna, direttamente della Spagna e anche della Giordania, diventerà questa donna affascinante la regina del reale, senza dubbio e senza discussione, voglio amare la vostra vita. Questa è la storia di Aida Nizar. Questa è la storia della donna che adora la sua vita. Aida Nizar nasce il 12 maggio 1975 a Valladolid, città della Spagna nord-occidentale, da madre spagnola e padre giordano. Ricostruire la sua carriera fino al momento della sua partecipazione alla 15ª edizione del Grande Fratello italiano è a dir poco complicato. Non solo perché si parla di un percorso estremamente complesso e articolato, ma anche perché non esiste una pagina Wikipedia a suo nome che ci possa aiutare nell'elencare in modo dettagliato le sue centinaia di esperienze televisive e soprattutto gli scandali che ne derivarono. Mi limiterò quindi a parlarvi delle sue uscite più eclatanti e delle sue gesta, se così possiamo definirle, più memorabili. Così mi sento, mio Dio! Adoro adorarmi, adoro godermi, adoro masturbarmi, ma quanto, tanto quanto dovete farlo voi, perché la masturbazione è travolgente, ti fa godere di te stesse, del tuo bel corpo, della tua bella anima, della tua bella mente. Allena il tuo corpo, allena te stessi e quindi possiamo urlare insieme: adoriamo la nostra vita, mio Dio! Renditi conto quanto è importante masturbare. Aida diventa nota al grande pubblico grazie alla sua breve ma intensa partecipazione alla 5ª edizione del Gran Hermano. La 5ª edizione del Grande Fratello spagnolo in onda su Telecinco dal 21 settembre 2003 all'11 gennaio 2004, per un totale di 112 giorni. Eliminata con il 60% dei voti contrari dopo soli 14 giorni, Aida riuscì comunque a catalizzare l'attenzione su se stessa grazie alla sua eccentricità e alla sua personalità a dir poco esplosiva, che le permisero di apparire in molti programmi targati Telecinco come Crónicas Marcianas, format trasmesso anche in Italia per 2 edizioni tra l'autunno 2004 e la primavera 2005 con la conduzione di Fabio Canino, in cui il suo atteggiamento estremamente provocatorio e la sua lingua tagliente generarono valanghe di polemiche in più di un'occasione. Encanta las cámaras, míralas, todas pendientes de mí, vienen para acá, se van, tú aquí conmigo pendiente de mí. ¿Eres feliz? Mucho. ¿Y hay algo de malo en esto? No. Correva l'anno 2003 quando María José Galera, anche lei ex concorrente del Gran Hermano, affermò di essersi dovuta prostituire per prendersi cura dei suoi figli e quindi di aver esercitato questa professione unicamente per necessità.
a differenza di Aida, che secondo Maria José, nuovamente in dolce attesa, avrebbe svolto in tempi non sospetti lo stesso lavoro per potersi permettere gli abiti firmati e le auto di lusso che la spagnola sfoggia abitualmente. Aida la etichettò quindi come una donna inetta, come una cattiva madre capace unicamente di partorire e di prostituirsi, come una puttana della quale i figli si sarebbero dovuti vergognare. Lo unico che tu sai saltare, prostituirte e tenere una cosa es prostituirse por necesidad y otra cosa es prostituirse por vicio y por tener trajes de Chanel como tú. Lo mala madre que mala es. Madre la tuya. Mala madre, mala madre. Mala madre, madre la tuya. Mi madre es una señora. Una cosa que nunca podrán decir tus hijas. Mala madre, uy, como basta. No, no, no. La voy a romper. Como ganador. La sua partecipazione a Crónicas Marcianas si interruppe bruscamente nel maggio 2004, in seguito ad una frase che Aida indirizzò a un diversamente abile seduto nel pubblico presente in studio. Mentre l'ex concorrente del Grande Fratello camminava tra gli spalti ricevendo baci e ovazioni, così come fischi e rimproveri da parte del pubblico presente in sala, un giovane in carrozzina l'afferrò per un braccio e si rivolse a lei con un tono non molto piacevole, proprio mentre Aida stava per tornare al tavolo del dibattito. Dio dà a ciascuno ciò che si merita. Fu questa la sua risposta. Una risposta che le costò il posto di lavoro. Aida venne infatti cacciata dallo studio e immediatamente licenziata per volontà del conduttore Javier Sardà, che la definì pubblicamente una gran hija de puta. Aida Nizar, y a todos ustedes se lo digo, cometió en esa noche dos grandes errores y una gran estupidez. Decir algo que no pensaba, decir algo fruto de la euforia que se malinterpretó, y solamente te puedo decir, señora Maika, disculpas. Desde mi más sincera, he dicho antes que carezco de humildad, no sé qué debo de hacer para que después de cuatro años se me siga juzgando por un error por el que he pedido hasta la saciedad perdón, perdón, perdón. Me equivoqué y efectivamente mi mejor amiga Mónica murió en un accidente de tráfico y no tuvo lo que se merecía. Ah. Un gran amor de mi vida murió en un accidente de avioneta. Tampoco tenía lo que se merecía. No me conmueves, Aida, no llores. No pretendo conmoverte. No llores, te estoy contando la historia que no sabes de Aida. No me interesa. Y mi padre murió de un ataque al corazón. Sí, lo sé. Tampoco tenía lo que se merecía. Según tú, sí, se lo merecía. Entonces, pido disculpas. Se lo merecía. He Según pedido tus disculpas. Palabras, se lo merecía. Solo quiero saber, mira, ¿me perdonan o no me perdonan? Mira, perdona. Nada más. Aida Nizar, perdona. Perdón se pide una vez. Una. Ma i rapporti tra Aida Nizar e Mediaset España sono a dir poco altalenanti. La donna viene allontanata dagli studi di Telecinco in più di un'occasione, ma è la stessa Telecinco a richiamare l'ex concorrente del Gran Hermano al fine di aumentare gli ascolti di alcuni programmi agonizzanti prodotti e trasmessi dall'emittente. Dopo l'incidente con il diversamente abile a Crónicas Marcianas, Aida tornò sugli schermi della rete Mediaset nelle vesti di inviata del programma Salvame, una sorta di corrispettivo delle Nostre Iene, nel quale era solita documentare in prima persona il degrado di alcuni quartieri di città spagnole, con il suo stile provocatorio ormai ampiamente collaudato in altri contesti televisivi. Protagonista del segmento intitolato Salva se quien pueda, si salvi chi può, Aida diventò spesso vittima di vere e proprie aggressioni da parte di spacciatori e ladri che mal sopportarono l'impressionante insistenza della spagnola nel porgere loro domande estremamente dirette. Per far sì che alcune situazioni diventate ormai insostenibili per i residenti di alcuni quartieri degradati potessero colpire l'attenzione del pubblico e delle forze dell'ordine, emergendo dal sottosuolo nel modo più crudo e diretto. Es el rostro de los carteristas en Barcelona. ¡Vete! ¡Ya, coche! ¡Ya! ¡Vete ya de aquí! ¿Qué haces? Este es el rostro de los carteristas en Barcelona. Usted, que deje el micro en paz. Per Aida il pericolo è parte integrante del mestiere, un fattore imprescindibile,
uno dei tanti elementi facenti parte del grande show ego riferito, nel quale la spagnola intende trasformare la sua esistenza, e dal quale la paura è estromessa senza se e senza ma. Nel 2013 i rapporti tra la prorompente inviata e Telecinco si incrinarono un'altra volta, a causa di un incidente diplomatico tra Spagna e Messico causato proprio da Aida, che creò scompiglio all'ambasciata messicana di Madrid con uno show volutamente chiassoso, provocatorio e irriverente, che innervosì sia il governo spagnolo che quello messicano, e per il quale venne ripresa pubblicamente dall'ambasciatore del Messico in persona, Francisco Javier Ramírez Acuña, decisamente infastidito dall'atteggiamento dell'esplosiva spagnola. La Nizar venne quindi radiata da Mediaset Spagna con tanto di comunicato ufficiale e scuse dell'azienda all'ambasciatore del Messico e ai suoi ospiti. Ma se gli altisonanti comunicati di Telecinco sembrano esprimere indignazione e rammarico per i bizzarri comportamenti di Aida, il fatto che la spagnola sia stata richiamata per ben due volte dalla stessa azienda per prendere parte a due reality show dagli ascolti deludenti e dietro l'autocompenso rivela di fatto una certa ipocrisia nel condannare pubblicamente una propria collaboratrice per poi ricercarla al fine di aumentare lo share di programmi in crisi di ascolti. Aida partecipò a Supervivientes nel 2011 e litigò ferocemente con il conduttore del reality show Jorge Javier Vázquez, che si scontrò in diretta con la madre della concorrente per averla definita come una donna estremamente cinica e cattiva prima e ancora una volta come una hija de puta subito dopo, contribuendo a far sì che la Nizar venisse eliminata al televoto dopo soli 7 giorni dal suo sbarco con addirittura il 90% dei voti contrari, un vero e proprio record in negativo. Dimmelo a mis ojos, Jorge Javier, che ha chiamato amico. Me dejó de dirtelo. Un gran presentador. Tu hija es una malísima persona. Dímelo otro que has llamado. Si yo estuviera en la calle la hubiera llamado hija de puta. Sí. Il faccia a faccia tra la madre di Aida, Maria Ángeles Delgado, e il conduttore dello show permise a Telecinco di toccare punte del 33% di share. Nel 2017, per colei che possiamo definire ormai una vera e propria macchina da reality, si riaprirono le porte della casa del Gran Hermano. Aida tornò infatti lì dove era cominciata la sua avventura televisiva come concorrente della quinta edizione della versione celebrity dello show, e anche stavolta venne reclutata al fine di incrementare gli ascolti molto modesti che caratterizzarono le prime settimane di messa in onda del reality. La Nizar venne eliminata al televoto con il 65% dei voti contrari, classificandosi ottava, ma ovviamente non senza polemiche. Elettra Lamborghini, infatti, decise di fare uno scherzo alla coinquilina con la complicità di altri concorrenti, sporcando il water con del cioccolato per farle credere si trattasse di feci. Uno scherzo che ad Aida non piacque affatto, e al quale rispose defecando sul pavimento. O almeno questo è ciò che pensarono i suoi compagni di avventura, nauseati dall'odore insopportabile causato dal mix di cioccolato e feci che trovarono in bagno. Non esistono immagini dell'accaduto e di conseguenza non ci sono prove che Aida si sia spinta così oltre. Tuttavia Elettra Lamborghini, nemica giurata di Aida, la soprannominò la cagona de España.